I valori degli immobili sul mercato sono nella sostanza stabili, sono i prezzi che continuano a non coincidervi causa un mercato che, nonostante segnali che creano un cauto ottimismo, non si è ancora ripreso, anche se c'è un certo interesse da parte di chi acquista. A voler semplificare, questo quanto dicono i numeri del nuovo listino dei valori degli immobili, il 20° pubblicato da Probrixia con i dati della borsa immobiliare. Qualche segnale positivo si coglie, non riguarda soltanto la parte turistica gardesana, quindi la vendita di immobili di pregio, ma sembra che ci sia un trend di ripresa del mercato in generale, soprattutto di tipo residenziale. Nel listino si trovano non i prezzi, ma i valori massimi e minimi di compravendita degli immobili di Brescia e di 177 comuni della provincia, organizzati in modo un po' diverso rispetto agli anni scorsi. La nuova griglia di rilevazione dei dati, che è stata migliorata e messa in decrescendo, abbiamo aggiunto una nuova classificazione di vetustà, aggiungendo agibile 1 e agibile 2, per cui adesso abbiamo una griglia completa dall'anno 0 all'anno 80 di vetustà completa. Così si è voluta offrire maggiore chiarezza agli operatori, ma anche a tutti gli interessati, che possono anche consultare il listino online sul sito di Probrixia, richiedendo anche una visura veloce.